Radio Sorriso più giovane che mai, giro di tacco, oggi puntata al femminile, due bionde, ma che bionda ragazzi che vi porto oggi nelle vostre case. Un artista che seguite, amate da tanto tempo, è qui con noi oggi, l'avete ammirata in tutte le parti d'Italia e non solo. Le diamo il nostro più caloroso benvenuto, oggi con noi Valentina Nacchini. Ciao Vale! Ciao a tutti, buongiorno, come state? Beh, qui stiamo tutti bene, siamo in aria di feste, preparativi, alberelli, Natale, palle, presepi, disastro, vabbè, lì com'è? Vedo un bello sfondo esotico. Sì, sarebbe bello. Sì. So che ti piacciono tanti i viaggi, Vale, ne fai spesso. Li facevo spesso. Sì, beh, a parte questo periodo di Covid. Sì. Mi ammiranno, speriamo quei momenti. Sì, però sì, io sono un amante delle spiagge bianche, acqua cristallina, le palme, cocktail, bello. Caldo. Bello. Sì. Ma hai fatto un Natale, diciamo, magari ai Caraibi, una cosa così? Proprio un Natale vero e proprio no, perché a Natale ho sempre lavorato e quindi diciamo feste proprio nel vero senso della parola no, però ero andata fine novembre e erano già quei preparativi e quindi diciamo ho vissuto un po' la pre-aria natalizia con l'albero di Natale e essere in spiaggia, sì. Che è un effetto un po' strano. È vero, dici, caspita, sono in costume col cocktail, ma è Natale in realtà, cioè e qui la neve non viene, è strano. E lì anche se devo essere onesta, vai. Se devo scegliere, il Natale è sempre il Natale, sulla neve ha sempre un fascino diverso, Il mare, lasciamolo al mare, il Natale è giusto che abbia la sua aria, il suo riquadro. Con la neve, esatto. Il calduccio. Cosa c'è sotto l'albero di Natale di Valentina? Come? Cosa c'è sotto l'albero di Natale di Valentina? Cosa desidera Valentina? Ah, per me, boh, non lo so, forse niente. per gli altri, sì, diciamo che mi piace parecchio fare pensare sempre a tutti, ecco. Mm. È una bella cosa questa qua, è molto molto bella. L'altruismo, la solidarietà, l'esserci per gli altri, è una cosa veramente bellissima. Poi col lavoro che fai sei una professionista e comunque sei per il pubblico. Ma ti chiedo, come mai fra tutte le strade che potevi prendere, perché io so che tu canti tantissimi generi musicali al di fuori della musica da ballo, come mai però proprio la musica da ballo? Ma allora, cosa ti ha fatto diciamo avvicinare? Che è nato tutto per caso, perché obiettivamente la mia famiglia non è mai stata una famiglia che seguiva la musica da ballo, queste cose, sì. Quindi non avevo la cultura. È capitato che praticamente a 11 anni la mia insegnante di pianoforte mi disse: guarda, faccio un coro di bambini, vuoi partecipare? E io, che amavo cantare da sempre, ma che non mi avevano mai fatto cantare perché mi dicevano: prima studia pianoforte e poi canterai, ecco. e quindi niente, sì subito, ho accettato immediatamente. L'insegnante di canto era Pietro Galassi, ma dai. il maestro del coro. E quindi da lì ho conosciuto lui, che lui invece, cioè, ha sempre avuto la tradizione, la cultura. Da lì ho iniziato da piccolina a seguirlo nelle sue varie serate, fino a che poi non è arrivato il momento che mi ha detto: guarda, quando è tornato da Piva, faccio un trio, vuoi partecipare? Io avevo 16 anni. E lì ho detto sì, va bene, e lì siamo partiti, quindi diciamo mi sono trovata in questa situazione un po' così. È nato, ecco. Un po' sì, per caso. Io ho sempre seguito lui. Quanto è stato importante e quanto è tuttora fondamentale per una persona che sceglie di fare questo di mestiere, che non è il classico cantante, è una vita diversa quella della cantante da musica da ballo. Quanto è importante il sostegno della famiglia, la presenza della famiglia?
Beh, sicuramente tanto, perché diciamo che fai fatica a crearti una famiglia vera e propria, tua, perché comunque sia specialmente una donna, un uomo è già più facile. Per una donna, magari tu me la confermi, è difficile unire le due cose. Quindi sicuramente avere almeno l'appoggio della famiglia è fondamentale. Assolutamente. Poi, tra l'altro, prima di andare in pubblicità, abbiamo un brano particolare che dice proprio grazie mamma. Quindi qui sicuramente c'è stata un qualcosa da parte tua da dedicare alla mamma che, sai, magari arrivi da lavoro e ti trovi il trolley svuotato, riempito coi panni stirati, messi a posto e tutto, il pranzo pronto, anche se hai dormito fin le due. La mamma c'è sempre stata con te. Sì, sì, devo dire che, ma posso dire che c'è stata proprio fin da bambina, ecco. È stata colei che mi è stata vicino, perché magari era a casa, mio padre lavorava, quindi era lei che mi stimolava nel fare le cose, in tutto quanto, ecco. E quindi diciamo che c'è sempre stata proprio fin da bambina. Poi è normale, crescendo, sì, mi è sempre stata d'appoggio in tutto e per Sì. tutto. Diciamo che le facciamo un po' tribolare queste mamme, perché per dirti la mia, finché non arrivo a casa, anche se ormai non si abita più insieme, la mia non dorme, non so la tua, ma la mia ha fatto tante notti in bianco, poverina. Ma guarda, io ti devo dire la verità, sicuramente sì, ma forse sarà che ho iniziato talmente presto perché avevo 16 anni a fare questa vita, quindi ero veramente una bambina, che ormai era abituato, cioè nel senso normale, Sì. sempre cuore di mamma, l'ansia perché comunque sei sulle autostrade continuamente, non sai quello che può succedere, però Però ha diciamo fatto un po' la che si pelle. era tranquillizzata, Si è ecco, si fatto un era po' la abbastanza pellaccia, come tranquilla. si dice. Esatto, si era proprio fatta la pellaccia. E allora salutiamo tutta la famiglia Nacchini e dedichiamo un video alla mamma di Valentina, naturalmente. Un pizzico di pubblicità, poi ci ascoltiamo proprio dalla voce della nostra Vale. Grazie mamma, e ritorneremo poi in diretta. Che bello tornare in diretta dopo aver ascoltato una così bella canzone, ma anche una bella voce, ma proprio ben sentita. Complimenti, Vale! Grazie, grazie Beh, mille. ma ne hai cantati di successi negli anni, tanti, tanti, e non solo successi inediti nella musica da ballo, ma anche tante, tante cover. Ricordo anche una bellissima esibizione con Cheryl Porter, o sbaglio? Bella, quella io Sì. proprio ce l'ho qua a mente, non me la dimentico, è stata bellissima quella. Eh beh, sì, sono quelle cose che difficilmente Sì. dimentichi. E Sì, poi, perché sì. un artista a 360 gradi di una bravura supersonica. Sì. Che poi ha proprio saputo valorizzare questa tua voce molto particolare, che è una timbrica molto particolare, che è proprio adatto a fare quel genere lì, secondo me, a mio dire. Sì, no, lei è stata sempre molto. A differenza, diceva, a differenza di tanti cantanti che arrivano e vogliono, dicono, ah, io voglio fare, io invece sono sempre arrivata in punta di piedi e sempre con mille paure che non potevo essere all'altezza di fare certe cose. E lei, ma non è vero! E allora mi ha spronato il mille per mille e ha cercato di tirarmi fuori quello che effettivamente magari avevo dentro. Beh, la tua personalità è sempre comunque uscita già proprio dalla voce, dalla timbrica diversa, dal modo di interpretare le canzoni, dando però, perché anche tipo Io vivrò senza te, da quel live al Geox, io l'ho sentita in un modo diverso dalla Mina o da Tizio o da Caio, cioè ci metti proprio del tuo. È Sì, bello. no, no, per questo è vero, cioè ho sempre creato la canzone per come la sentivo io e non cercavo di imitare un'esecuzione, poi potevo magari prendere un effetto, un qualche Sì. cosa che poteva fare l'artista e che mi piaceva rifarlo, ma
con la mia personalità, ecco, con la mia interpretazione. Certo. Ti leggo un po' di Anche perché se no messaggini. si diventa tutte copie. Sì, effettivamente sì. Allora, un grande abbraccione a Valentina da Daniela, ci manchi tanto tanto, un bacione grande, a presto. Un bacio grande. E poi, ciao Valentina, ti stiamo guardando, sei bellissima come sempre, ci manchi tantissimo e speriamo di poterti rivedere presto sul palco e sentirti cantare. Intanto, auguri di buon Natale a te e alla tua famiglia, un abbraccio forte da Mara e Papi e auguri insomma anche a tutto lo staff di Sorriso, li ringrazio anch'io. Scusate. Salute Stella! Grazie. Insomma, sei un'amica di allergie anche te. Io la polvere te non lo so. Anche Più o te. meno. Ciao Mare e Papi, un bacione e tanti auguri di buon Natale. E poi un saluto e un abbraccio alle due belle bionde da Vedovelli Adriano e Letizia. Ciao carissimo. E poi ancora ci scrive Teresa Tere, saluti alla meravigliosa Valentina che ho avuto la fortuna, pensa poi, la fortuna di conoscere insieme a Pietro al Dancing La Luna di Santo Stefano a Mare, provincia di Imperia. Bellissimi momenti, bellissimi ricordi. E È vero, è vero. poi ancora un saluto alla tua bellissima, simpatica e splendida voce Valentina, augurando a lei più sereni auguri di buone feste e che sia di auspicio anche per tutti gli orchestrali tornare a cantare. Ioli di San Martino di Lupari. E Ciao, carissima. poi un abbraccio alla grande e brava, bellissima Valentina da parte di Roby, Mauri, Francesca, Roberto, Guerrina, un augurio di un sereno Natale. Ciao, ciao carissimi, un bacione grande, grande e tanti auguri anche a voi. Spero di rivedervi presto. Poi ti arrivano i saluti da parte di Daniele di Bertipaglia con un forte abbraccio e tantissimi auguri. E Ciao carissimo, grazie, grazie mille, auguri anche a voi. poi un caro saluto anche da parte di Fabio e Miriam di Pieve di Soligo che ti stanno guardando. Grazie, grazie mille. Ma senti, entriamo in studio di registrazione. Altro ambiente che oltre, diciamo, alla tua camera da letto per dormire, è l'ambiente dove sei fissa praticamente sempre, che hai passato metà della tua vita allo studio di registrazione. Un ambiente che sembra facile, ma che facile non è in realtà. Un ambiente che mette soggezione. Sì, diciamo di sì, soprattutto quando magari tocchi posti nuovi, ecco. Però sì, anche se devo dire, devo essere onesta, ultimamente, come hai detto te, diventa la tua seconda casa, quindi diventa quell'ambiente in cui stai bene. C'è qualcosa che fai prima di iniziare a registrare per dirti, boh, mi fumo una cicca, mi bevo un tè, mi rilascio un po'. C'è qualcosa che vedo che sta ridendo, vuol dire che combina qualcosa la Vale. Sì, no, perché io quando vado a registrare mi porto la Coca-Cola. Dai, Perché perché? mi dà l'idea che mi faccia bene. Quindi ti dà un po' di E quindi carica. mi carica poi, boh, magari un po' le bollicine sulla gola, boh, non lo so, ho la sensazione che mi faccio bene, ma magari è solo una sensazione. Però mi fa ridere perché quando vado ultimamente, sono sempre andata ultimamente da Matteo Gaggioli e allora mi diceva: ma secondo me quella Coca-Cola lì c'è qualcosa perché fa bene. E mi faceva ridere. Però sì, effettivamente ti dico, lo studio diventa una seconda casa. E dopo tanto tempo, l'anno scorso che ci sono tornata dopo tanto tempo, che era un anno, e quando sono arrivata lì, che sono stata lì un'oretta, ho guardato Matteo e gli ho detto: ma sai che sto veramente tanto bene dopo tanto tempo? Ti è sembrata una cosa un po' come si dice, un po' di nostalgia hai provato, eh? Un po' di. Sì, cioè, ho riprovato quelle emozioni, quel benessere che era tanto tempo che non provavo. Quando proprio dici mi sento a casa, no? Cioè, in quell'abitudine,
in quelle cose che per prima erano scontate e invece adesso non erano più scontate perché magari hai iniziato a fare cose completamente diverse e hai messo da parte magari quello. E quindi ritrovarmi dopo magari un anno in una situazione che per me era di casa e invece non lo era più, quando sono stata lì gli ho detto: Matte, ma lo sai veramente che oggi sono stata bene come era tanto tempo che non stavo? Bella questa considerazione qui. E da questo ritornare in studio, rimettersi al lavoro, ritirarsi sulle maniche insieme alla Vocal Sound che saluto, è nato Non cambiare mai il tuo brano di inizio carriera solista, se posso definirlo così. Eh sì. Una bella soddisfazione, un brano cucito proprio su misura per la tua persona e che ha un chiaro e bellissimo messaggio per tutti. Sì, un bellissimo messaggio, è un messaggio, come ho detto prima, non cambiare mai, dedicato a tutte quelle persone che tendono a cambiare per poter piacere, perché magari non si sentono all'altezza della situazione. Invece, secondo me, una persona vicino ti deve amare per come sei e non per come vorresti essere. E quindi per me non cambiare mai. E tu di gente ne hai vista tanta, hai girato in lungo e in largo, cioè tutte le sere un attimo fa eri in Piemonte, un attimo dopo eri in Umbria e dopo a Latina. Di gente ne hai vista, ne hai conosciuta tanta, hai proprio percepito modi diversi di vivere, modi diversi di pensare. Qual è, fra tutta questa miliardi di persone che hai conosciuto in tutti questi anni di tour, perché non ti sei mai fermata da quando avevi 16 anni, mai fermata, qual è la cosa che dici? Mamma mia, mi è rimasta impressa questa cosa, questa serata, da questa persona, che magari proprio ti è rimasta. C'è stato un episodio, un qualcosa che ti ha lasciato una persona in particolare, che magari ti ha anche fatto cambiare, ti ha fatto evolvere. Oddio, momenti ce ne sono stati tanti che anzi, credo che ogni momento aveva la sua particolarità, ogni serata aveva la sua particolarità e aveva la particolarità di crescere, di affrontare un pubblico diverso, di affrontare una situazione diversa. Ora dovessi dire proprio una cosa, non saprei dirla, però ecco, so di per certo che ogni sera comunque vivevamo cose che ci facevano crescere, cioè situazioni che magari ci facevano crescere e dovevamo essere pronti a affrontare, A ogni cosa. esatto, ad affrontare qualsiasi cosa. Nonostante magari venisse un intoppo, ci fosse una situazione che era meno piacevole magari dell'altra, e quindi tutte queste cose hanno fatto sì di farci crescere, ecco. E adesso che appena un attimo si stabilizzerà un po' la situazione che stiamo vivendo, Valentina naturalmente con la sua formazione partirà anche lei con il suo percorso artistico, il suo percorso musicale, portando in giro naturalmente anche tutto il suo repertorio, le sue nuove canzoni che so che sono in fase di elaborazione pian pianino. Ma visto che sei una nuova realtà, quando hai detto bene, decido di partire, hai detto cosa hai deciso, cosa vuoi portare al pubblico? Parto, dico voglio portare, fare, voglio cambiare, fare, voglio fare questo, 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 questo. Cosa hai scelto tu? Beh, sicuramente voglio portare la mia personalità e spero di trasmettere tutto l'amore che ho per la musica, trasmetterlo anche alle persone, ecco, che mi vengono ad ascoltare, perché secondo me comunque il fatto che tu possa trasmettere emozioni credo che il pubblico parte da casa. Lasciando i suoi problemi, perché per quelle 2 ore ha bisogno di staccare la spina, quindi ha bisogno di arrivare nel posto e trovare una persona che gli possa dare simpatia, gli possa trasmettere belle emozioni, far trasmettere 2 ore in serenità, ecco. E questo è quello che io spero di riuscire a dare al mio pubblico.
quando riuscirò a partire. Appena si può, se no, sai come facciamo? Andiamo in piazza, mettiamo un cappellino, cominciamo a cantare. Secondo me, se fai una calca di gente per la piazza, secondo me. Vabbè, quello sicuro, ma il problema è che la gente ha voglia di Sì. ritornare a quello di prima, è che purtroppo manca le prospettive, perché purtroppo c'è ancora tanti limiti, giusti, tra virgolette, giusti. E Certo. quindi Ancora una situazione. speriamo che c'è da sperare, secondo me, che la scienza vada avanti, che la medicina vada avanti e che trovi veramente la soluzione a questo problema e non un tamponamento, perché purtroppo adesso abbiamo trovato un tamponamento, qualcosa che riduce la terapia intensiva, le cose veramente brutte, ma comunque il virus viaggia, quindi c'è da sperare che trovino una cura vera e propria e che, Che si insomma, fermi questa situazione un e attimo. si fermi, sì, che diventi un'influenza normale, ecco, che si possa ricominciare a vivere. Certo, perché abbiamo bisogno di vita, abbiamo bisogno di musica e anche della tua musica, Vale, assolutamente. Come, perché qua continuano a scrivere, cioè se io stessi qua tutto il giorno continuerebbero ad arrivare messaggi. Un grande saluto alla carissima Valentina, le vogliamo bene come se fosse di famiglia. Franco e Graziella e tanti auguroni per tutto. Grazie, grazie mille, sono sempre cari. Senti, ma te li hai fatti i pacchetti di Natale? Ce l'hai l'alberello in casa? Sì, ce l'ho, ce l'ho. Hai preparato Devo. regali per tutti? Aspetta, provo a Prova! girare. Perché dalle Se Maldive si ci vede. spostiamo a Courmayeur. Dove andiamo? Dov'è? Oh, il pianoforte. Ma che bello! Ah, ci sono già i regali! Di chi è quello lì? Varli! Che bello, vengo a trovarti, Vale. Allora, c'è, vabbè, il mio babbo, della mia mamma, il fratello, Fratello, poi c'è il vabbè, dai, la nipote. famiglia, E dai. nipoti, eh sì. Dai, allora speriamo di poterci fare un bel regalo di Natale e di poter tornare quanto prima alla nostra vita e alla nostra musica. Ci ascoltiamo in chiusura di questa bella puntata, non cambiare mai. Vale, se hai voglia di fare un saluto agli amici e regalarci anche un augurio di Natale, ti lascio tutto lo spazio. Certo. Allora io voglio fare tanti tanti auguri a tutti quanti voi, passate il Natale nel migliore dei modi. Quest'anno abbiamo un po' più libertà anche per viverci le proprie famiglie, che l'anno scorso è stato un buon Natale così, quindi godetevi al meglio tutte le belle cose, tutti i bei momenti di festività e speriamo che 2022 porti un po' di gioia a tutti quanti, che possa portare un po' di belle cose, di ritornare un po' alla vita passata, ecco, che ci possa portare un po' di queste belle cose, che credo che questo desiderio sia un desiderio un po' di tutti, ecco. Sono Quindi d'accordo. tanti auguri a tutti, che possa essere un Natale meraviglioso in famiglia e un ultimo dell'anno col botto. C'è un casino che va da giù tutto e che si riparte alla grande. Vale, quando passi per Padova, devi far sapere che ti porti in radio, ti voglio qui di persona. Mi raccomando, Beh, va bene. sei la benvenuta. Purtroppo siamo lontani, quindi però se capito da quelle parti, ti chiamo. Te chiami immediatamente perché il Veneto è anche casa tua e sei la qui a Radio TV Sorriso sei sempre la super benvenuta, le porte sono aperte. Grazie Vale della tua gentilissima disponibilità. Grazie a voi di avermi invitato e avere così avuto la possibilità anche di fare gli auguri a tutti quanti i miei cari amici. Grazie a te Vale. Mi raccomando, rimanete connessi con Valentina Nacchini su tutti i suoi profili social perché presto secondo me ci saranno delle bellissime opportunità. E ci Voglio solo dire l'ultima sì. cosa. Allora, chi fosse interessato a magari per qualche ospitata, può contattare l'agenzia teatrale SGR di Andrea Tagliati. Lui è sempre il mio manager, mi affianca sempre, quindi chi volesse fare un'ospitata con me,
Molto volentieri, anzi, il Veneto è veramente tanto tempo che non lo vedo, mi farebbe veramente piacere venirvi a trovare, quindi Andrea Tagliati come la mia agenzia. E voglio ringraziare anche la Vocal Sound come la produzione di questo Non cambiare mai e tutto quanto. Quindi ho voluto ringraziare i miei due supporti. Hai fatto bene, Vale, perché è giusto. È giusto, li saluto anch'io e gli diamo merito anche per l'eccellente lavoro che fa con tutti gli artisti, in questo caso anche con te. Bene, amici, io vi saluto a questo punto, vi ringrazio di essere stati con noi. Ancora un bacione alla splendida Valentina, tante cose meravigliose, tanta gioia e serenità soprattutto, tanta forza. Non cambiare mai, un saluto in Grazie. regia che mi ha seguito oggi. Grazie a tutti, ci ritroviamo nella giornata di domani dalle 18 alle 20 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buona giornata a tutti!